ci risiamo un'altra volta. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di lui, il mio MacBook Pro 15 pollici. Ma perché oggi parliamo di lui, di un computer del 2019? Sì, perché questo MacBook l'ho acquistato nel 2019, precisamente a settembre 2019. È un portatile ad alte prestazioni, infatti costa oltre 2000 euro, che per editare video è sicuramente un dispositivo pazzesco. Però in questi 3 anni e mezzo di utilizzo ho avuto due problemi identici uno all'altro e due problemi che ho dovuto pagare per andare a risolverli, o meglio, il primo l'ho già pagato, il secondo lo pagherò a breve. Cos'è questo problema? Il problema è la batteria. Sì, perché questo MacBook, ragazzi, ha delle batterie, almeno nel mio caso, che durano veramente poco nel tempo. Come vi ho detto, lui l'ho acquistato a settembre 2019 e a novembre 2021, cioè 2 anni dopo, ho dovuto sostituire la batteria. È accaduto in maniera inaspettata, non mi aspettavo sicuramente di sostituire la batteria di un computer di questo tipo dopo 2 anni, ma la batteria era talmente danneggiata che non c'era più capacità di utilizzo. Cosa vuol dire? Che la batteria, se la si utilizzava per navigare in internet, ancora andava bene, scendeva in maniera comunque graduale di percentuale, mentre se la si utilizzava per fare editing video, quindi in maniera pesante, in cui l'hardware del portatile richiedeva tanta energia, a quel punto c'era un crollo improvviso, si passava dal 50% di carica all'1% in maniera istantanea. Quindi ho dovuto sostituirla pagando, perché la garanzia della batteria dura solo 1 anno, mentre il MacBook ha la garanzia di 2 anni, quindi essendo andato oltre l'anno ho dovuto pagare a mie spese la batteria, e come vedete dalla ricevuta mi è costata 210 euro. Quindi a novembre 2021 ho sostituito la batteria e mi sono detto: vabbè, sarò stato sfigato, magari era una batteria difettosa, magari era una batteria che non era venuta bene quando è stata costruita. Ma adesso ci risiamo, e ci risiamo con un tempo ancora minore, perché adesso, ragazzi, siamo ad aprile 2023, quindi fate voi i conti, un anno e mezzo circa, e ho lo stesso identico problema. Infatti, se io vado adesso ad accendere il mio MacBook e vado in alto sulla batteria, vedete che ho un avviso di pericolo. Quindi vado a cliccarci sopra con assistenza consigliata come voce, ci clicco sopra e vedete, stato batteria, assistenza consigliata, praticamente la stessa cosa che mi era successa l'altra volta, lo stesso identico avviso. Vado a cliccarci sopra e opzioni di assistenza, assistenza consigliata, quindi vado a fare opzioni assistenza. A questo punto mi manda nel supporto Apple, dove mi dice ovviamente cosa posso fare, quali sono le soluzioni. Le soluzioni sono sostituire la batteria, quindi prendere l'appuntamento in un Apple Store e sostituirla, perché infatti il problema è identico all'altra volta, non solo l'avviso ovviamente, anche quello che è il problema, nel senso che finché navigo su internet tutto è tranquillo, la percentuale scende in maniera graduale, magari più velocemente di quando era nuova, ma gradualmente. Ma come mi metto a fare editing video, quindi vado a, diciamo, editare file pesanti e il computer deve con il suo hardware lavorare tanto per gestire l'editing video, quindi ci vuole tanta energia, a quel punto ho il crollo improvviso 50% 1%, ed è questo, è pazzesco ragazzi, perché alla fine vuol dire che io in 3 anni e mezzo, su un computer che costa 2400 euro circa, ci devo spendere 400 euro, anzi 420 euro di batterie, ed è pazzesca questa cosa. Secondo me è senza senso, secondo me Apple si sarebbe dovuta comportare in maniera diversa. Perché dico questo? Perché ovviamente ho contattato, vedete qua sotto, contattaci con la chat, ho contattato appunto l'assistenza Apple via chat, e l'operatore mi ha detto che è normale, perché comunque le batterie si deteriorano, e lo so anch'io che si deteriorano, ma un conto è deteriorarsi nella loro capacità, nel senso che una batteria ovviamente da nuova avrà una capacità del 100%, poi ovviamente col passare dei mesi e degli anni la sua capacità andrà a diminuire, quindi la durata della batteria, anziché di essere, che ne so, di 8 ore, sarà di 7 ore o di 6 ore. Ma non che dopo 1 anno e mezzo io non posso fare un editing video perché ho il crollo della batteria. Infatti quando gli ho detto questa cosa mi ha detto: eh sì, però sono macchine impegnative. Che cacchio vuol dire impegnative?
sono macchine che sono nate per essere sfruttate per un determinato utilizzo. Non è che uno spende 2.400 euro per navigare su internet, cioè assurda questa cosa. Cioè, dopo un anno e mezzo, ovviamente la batteria la devo pagare perché sono anche questa volta uscito dall'anno, quindi sono oltre all'anno di garanzia, quindi la devo pagare anche questa volta, mentre poi secondo me avrebbe dovuto dirmi no, questa volta la cambiamo gratuitamente, perché è assurdo che ci sia un cambio di batteria ogni anno e mezzo circa su un computer che costa 2.400 euro. Perché poi questa versione di Mac, come anche altre versioni, non è possibile andare a sostituirla in maniera autonoma, perché alcuni Mac avevano qua sotto ovviamente le viti che tenevano tutta questa parte, poi si andava ad aprire, sostituivamo le batterie manualmente noi ed era molto più economico. Qua invece no, perché la batteria è collegata alla tastiera, quindi devono cambiare anche una parte sotto della tastiera, ed è per questo che poi il prezzo anche aumenta in maniera esponenziale. Però porta anche questo dispositivo ad avere un grossissimo problema. Io non so se è un errore di progettazione delle batterie, se è un errore di progettazione dell'hardware, per come dove è messa la batteria, che magari ha dei problemi di surriscaldamento, cioè non lo so cos'è il problema, ma sicuramente è un problema grosso che mi dà tanto tanto fastidio, perché comunque io sono un amante Apple, ho l'Apple Watch, ho l'iPhone, ho il Mac, cioè ho sempre avuto dispositivi Apple, mi trovo benissimo con anche le loro controindicazioni, perché non è che i dispositivi Apple abbiano solo cose positive, però sicuramente sono device davvero ben realizzati e con delle ottimizzazioni a livello di prestazioni davvero importanti, però queste cose sono davvero fastidiose. Quindi, come avrete capito, questo è un video sfogo, ci tenevo a condividerlo con voi per sapere se anche voi o qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema con un computer tipo questo del 2019, se magari conoscete qualcuno che ha avuto gli stessi identici problemi. E poi sono curioso di sapere cosa ne pensate tutti voi di come vengono gestite al giorno d'oggi le batterie nei nostri dispositivi, se le durate sono calcolate, sono programmate, se con gli aggiornamenti possono decidere cosa far succedere alla batteria, non lo so, tutte queste cose magari un po' complottistiche che però magari da qualche parte un piccolo fondo di verità ce l'hanno anche. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui mi sono un po' sfogato con voi, perdonatemi, però sono curioso di sapere la vostra opinione e le vostre esperienze al riguardo, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!